Da bambino era stato scartato dall'Atalanta perché troppo magro e piccolo. Ma nonostante quella bocciatura, non ha mai smesso di credere nel suo sogno più grande, conquistando la Serie A e la Nazionale dopo una lunga gavetta, partita dai campi di provincia. Nato il 22 agosto del 1989 a San Severino Marche, in provincia di Macerata, Giacomo Jack Bonaventura ha iniziato a muovere i primi passi nella Virtus Castelvecchio, con la speranza di ripercorrere le orme dei suoi idoli più grandi, Del Piero e Zidane. Supportato dai genitori che non hanno mai smesso di credere nelle sue potenzialità, soprattutto dal padre Gianfranco, un ex operaio che gli ha insegnato ad affrontare le sfide con impegno e sacrificio, il piccolo Jack ha avuto l'opportunità di andare all'Atalanta nel 2000, quando ha partecipato a uno stage organizzato dai bergamaschi proprio nel suo paese natale. In quell'occasione non aveva convinto i dirigenti della Dea per via della sua corporatura e restò nelle Marche, a giocare prima con la maglia del San Francesco 93 e poi con quella della 7 Tempeda. Ero bravino, ma fisicamente un po' piccolino. In quei campi di provincia il talento di Bonaventura brillava come non mai, ma nonostante le indubbie qualità venne bocciato in un secondo provino, sempre con l'Atalanta. A 16 anni il sogno di diventare un professionista sembrava sempre più lontano, fin quando, da stellina del Tolentino e dopo essersi robustito fisicamente con lo sviluppo, ha convinto i dirigenti della Dea a dargli una terza opportunità, rimanendo in prestito al Margine Coperta di Pistoia. Dopo qualche mese in Toscana, impressionando tutti per il carisma e per la sua duttilità in mezzo al campo, si è trasferito a Bergamo, entrando a far parte della primavera dell'Atalanta. Nel 2008 è arrivato anche il debutto in Serie A e dopo due stagioni in prestito tra B e C con Padova e Pergo Crema è stato confermato in prima squadra, nel frattempo retrocessa in B, diventando prima uno degli uomini chiave della vittoria del campionato cadetto nel 2010-2011 con 9 gol in 31 partite e poi della stagione successiva, la prima per lui in Serie A, dove ha indossato la numero 10. Per me non è stato un peso, ma una responsabilità, e a me le responsabilità piacciono. Nei 5 anni di Bergamo ha scalato le gerarchie, conquistando anche la nazionale e mettendo a segno un bottino complessivo di 24 gol in 135 partite. Numeri che hanno convinto il Milan ad acquistare il suo cartellino nell'estate del 2014. Da anni aspettavo un'occasione così importante. Il sudore e il sacrificio mi hanno portato qui. Amato da tutti i tifosi non solo per le sue giocate, ma anche per la determinazione con cui affronta le partite, a Firenze ha ritrovato una seconda giovinezza calcistica e la chiamata della nazionale. E sotto la guida di Italiano, suo ex compagno al Padova, è diventato uno degli uomini copertina dei Viola. Ognuno è ciò che desidera essere. La differenza la facciamo noi stessi. Contano volontà, impegno e forza. Probabilmente sarei stato perfetto anche per la vita da cantiere.